Grazie, io vi ringrazio e mi scuso di questo cambiamento dell'ordine degli interventi. Io mi limiterò a farvi un saluto, però spero di farmi perdonare parlando pianissimo in modo da non svegliare quelli che dopo pranzo meritano il giusto riposo. Detto questo, in estrema sintesi, secondo me il problema della previdenza complementare è il problema principale che si presenta adesso nel settore pensionistico. E mi spiego. Se guardiamo ai conti del cosiddetto primo pilastro della pensione pubblica, le riforme che sono state fatte, malgrado magari qualche, come dire, sbavatura avvenuta negli anni a cavallo tra il 2006 e il 2007, che hanno creato qualche problema, però questo tipo di conti ci consente di guardare con ragionevole ottimismo sulla gestione finanziaria dei prossimi 50 anni. Quindi sotto questo profilo non dovremmo avere problemi. È chiaro che la Dini era costruita con un tasso di crescita che presupponeva una crescita del PIL del 2%, cosa che, ahimè, in questo periodo è, come dire, una chimera e null'altro. Vedremo come si potrà in qualche modo aggiustare, però è anche vero che c'è una possibilità di calibrare prestazioni, rendimenti e contributi con attenzione all'andamento demografico e anche al tasso di sviluppo del PIL. Però il problema, come si suol dire, non è più tanto un problema di carattere finanziario, economico-finanziario, inizia a diventare un problema sociale. Perché se noi guardiamo le proiezioni che sono state fatte, ammesso che siano giuste o che siano sbagliate, non ci metterei la mano sul fuoco, ma comunque coloro che vanno in pensione con le vecchie regole riescono ad avere una pensione che viaggia intorno all'80% del vecchio stipendio, per semplicità quelli che possiamo chiamare i dinizzati, cioè quelli andranno in pensione con le regole della Dini, viaggeranno tra il 40 e qualcosa per cento se sono lavoratori parasubordinati e il 55, 56, 57 se va bene, se sono lavoratori normali, dipendenti che hanno avuto tutta un'intera carriera assicurata e pagando i contributi. È chiaro che è una questione socialmente poco sopportabile perché tra il numero di anni che saranno e non saranno più moltissimi perché ormai molta gente inizia. Come dire, gli anni passano e quindi i capelli imbiancano e ci si avvicina alla data fatidica, sarà difficile giustificare il vigere di due livelli diversi di pensione per persone che sono andate in pensione un giorno dopo l'altro. Quindi chiaramente si porrà un problema molto serio, un problema serio che o si affronta con le leve della finanza pubblica, ma gli spazi sono sempre minori perché obiettivamente già siamo un paese, ma non solo noi, anche tutti gli altri paesi europei sono collocati in un meccanismo di welfare molto costoso che in qualche modo va adeguato per ottenere un po' di risorse per, diciamo, gli investimenti e i consumi, perché altrimenti non riusciamo a sopravvivere nella sfida globale e quindi è difficile pensare che si possano ricavare risorse pubbliche da destinare alla previdenza obbligatoria. E quindi non vi è dubbio che bisogna buttarsi sulla previdenza complementare. Non a caso la riforma del 95 prevedeva già meccanismi di questo genere, che poi però per una serie di motivi non sono stati attuati o sono stati attuati solo in parte o comunque contengono delle criticità. Basti considerare il fatto che i tassi di adesione sono relativamente modesti, abbiamo, se non sbaglio, circa 26% di adesione tra i dipendenti e poco più del 20% facendo la media globale di tutti i lavoratori, che è francamente imbarazzantemente basso. Tra l'altro il tasso di adesione varia molto a seconda che siano lavoratori, diciamo, maschi piuttosto che femmine, giovani piuttosto che anziani, collocati al nord piuttosto che collocati al sud, quindi per certi aspetti non so se la questione della gioventù consente di pensare meno al futuro, ma sicuramente o l'ubicazione geografica dà delle diverse prospettive di ammortizzatori familiari, per così dire, però sicuramente c'è un problema molto, molto serio di informazione, problema di informazione non disgiunto anche da un problema probabilmente di procedure un po' troppo complicate che fanno sì che molti non si decidano oppure hanno troppo tempo per pensare
E poi, soprattutto in alcuni casi, penso, se si sceglie il TFR, c'è anche una questione di avere la possibilità di cambiare la scelta, cosa che non sempre c'è, e invece un meccanismo concorrenziale tra le diverse scelte forse sarebbe auspicabile. Quindi, in sostanza, quello che voglio dire è che convegni di esperti come questi sono molto utili per vedere come si può migliorare tecnicamente il livello di rendimento e di affidabilità, contando sul fatto che se restano ancora delle zone, come dire, in penombra, il livello di adesione non è destinato a crescere prepotentemente. Abbiamo visto che negli ultimi anni, dal 2007 al 2009, sì, è cresciuto il livello di adesione, ma non come ci sarebbe stato lecito sperare o aspettarsi dopo che era stata modificata la normativa. Quindi tutto sommato occorre quella scossa che fa sì che la popolazione che aderisce al fondo pensione possa crescere in modo consistente, altrimenti, diciamo, il problema che ci si inizierà a presentare da 15 anni in avanti sarà un problema molto serio. È chiaro che tutti i suggerimenti che possono essere utili per cercare di ampliare questa platea sono sicuramente ben accolti. Si discute in molte parti se sia il caso di passare da un sistema sostanzialmente opzionale a un sistema obbligatorio. Io non credo che si possa arrivare a un sistema obbligatorio. Si può magari, come dire, cercare degli strumenti per rendere l'opzionalità un po' più guidata, mettiamola così, ma passare a un meccanismo puramente obbligatorio vuol dire, se una persona decide di non investire nel proprio futuro, non si può obbligarla a investire nel proprio futuro, come se decide di investire male i propri soldi, voglio dire, ognuno è libero. È ovvio che un aiuto serio da parte dei fondi pensione e degli organismi pubblici che presiedono la materia è indispensabile, perché qui credo che sia proprio un problema fondamentale di conoscenza o di scarsa conoscenza con riferimento agli strumenti, ai tipi di rendimento, perché non c'è dubbio che molti magari non partecipano a fondi perché hanno in qualche modo paura. Allora un meccanismo di un fondo dei fondi, un fondo di garanzia, un po' come c'è nell'assicurazione obbligatoria RC Auto, bisognerebbe vedere di organizzarlo, perché per dare quella sicurezza, magari non sul livello dei rendimenti, ma sul fatto di avere questi rendimenti a fine pensione. Sicuramente c'è un problema, diciamo, di carattere fiscale, ma come direbbe il mio ministro, questo è un altro problema, ne parliamo un altro giorno. C'è un problema di garanzie, c'è un problema di tipi di investimenti. È chiaro che i tipi di investimenti che possono essere fatti dai fondi sono tutto sommato limitati. La limitazione deriva dalla necessità in qualche modo di evitare rischi troppo forti, e ovviamente con quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, come dire, la prudenza non è mai troppa. Vero anche è però che alcuni tipi di investimenti, penso ad esempio investimenti in materia immobiliare, potrebbero avere, congiungere insieme sia la possibilità di un rendimento adeguato, sia anche evitare il più possibile rischi. Quindi si tratta di definire un giardinetto di investimenti che, aggiornato, insomma, come direbbe Manzoni, adelante con giuizio, insomma, aggiornato sì, ma con un certo grado di prudenza, perché non possiamo rischiare. Abbiamo visto i fondi, per esempio, americani, dove la componente azionaria supera intorno al 50%, poi c'è un altro 20% di componente di investimento, magari in certi periodi storici hanno un rendimento molto elevato, in altri periodi storici abbiamo visto i livelli delle pensioni sono quasi azzerati. Questo è un rischio che non ci possiamo permettere, però un giusto mix nella componente investimenti credo che possa essere, debba essere perseguita dai fondi, che con un po' più di concorrenza tra loro, la possibilità di portarsi la propria posizione quando ci si sposta o di rivedere le proprie scelte, si crea un meccanismo di concorrenza che dovrebbe essere quello che garantisce meglio le prestazioni dei nostri concittadini, cioè anche di noi stessi, quando un domani, speriamo sempre più lontano, andremo in pensione. Semplicemente questo volevo dire, volevo ringraziarvi e sottolineare ancora una volta che tutte le proposte che servono a questa finalità penso che potranno avere accoglimento, anche quelle di revisione della fiscalità, ma questo, diciamo, ne parliamo in un secondo tempo.